like a plastic bag, drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what. Vedete questi quattro Oscar che ci serviranno per premiare persone particolarmente meritevoli che ci sono impegnate per la festa dell'Assunta. Questi quattro Oscar che fino un attimo fa vi giravano le spalle, ora vi guardano e sono pronti a finire nelle mani dei premiati. Dicevo, abbiamo deciso così di fare una serata a tema, la serata degli Oscar, appunto la notte degli Oscar, perché riteniamo sia stata nel complesso tutte le componenti sicuramente un'Assunta da Oscar, un'Assunta da ricordare dal punto di vista delle presenze, dal punto di vista della riuscitissima gastronomia, la musica, la festa religiosa, parte più importante che dà significato a tutto il resto, e poi la festa che ha concluso la giornata, lo show pirotecnico. Quest'anno un anno particolare con lo show pirotecnico anche a giorno, uno spettacolo a giorno entusiasmante del quale parleremo dopo. Questa è una breve introduzione, sarà una serata nella quale avremo l'occasione di così dire grazie a quelle persone, a quelle figure che nei mesi prima dell'Assunta hanno creduto in noi al punto da metterci in mano i frutti della loro fatica. Sono gli sponsor, ai quali facciamo un applauso. Chiameremo sul palco successivamente, perché non possiamo dimenticare l'aiuto che ci hanno dato in un momento in cui economicamente non si naviga dell'oro. Loro hanno pensato di investire su una festa, è stato un investimento sicuramente eccezionale, perché hanno investito su una festa che continua a crescere anno dopo anno. Un anno che il Comitato Fuochi ha voluto così suggellare mandando in stampa Pirotecnica Emozioni. Pirotecnica Emozioni è un libretto che nella testa dei ragazzi del Comitato Fuochi nasce lo scorso anno. Lo scorso anno, verso agosto, settembre, subito dopo la festa dell'Assunta,
era nata in noi la voglia di realizzare lo spettacolo pirotecnica giovane in occasione del 5° anno. E allora abbiamo detto, contestualmente a questo festeggiamento, potremmo, seguendo un po' la traccia di un tempo che praticamente vedeva i sestieri, quando realizzavano lo panegirico a turno, realizzare anche una pubblicazione, allora abbiamo detto, ma perché noi non possiamo farlo, facciamolo anche noi. E allora nasce Pirotecnica Emozioni, pagina dopo pagina ce la siamo sudata tutta, sicuramente dal punto di vista della fatica. Abbiamo iniziato a metà marzo, era la settimana dell'Unità d'Italia. Eravamo a metà marzo e abbiamo iniziato a vederci mercoledì sera, a volte si finiva l'una, a volte alle 2 di notte, perché ci rendevamo conto che certe pagine non potevano essere trascurate. Siamo partiti, abbiamo detto verrà un giornalino di 20 pagine. Poi abbiamo incominciato ad aggiungere contenuti, testi, perché in questo giornalino raccontiamo 5 anni di storia che sono figli di una storia che ha più di un secolo. Quest'anno è stato un anno importante, lo dicevo prima, abbiamo fatto un applauso, ricordato doverosamente il nostro primo presidente Renzo Babestrello. Adesso chiamo sul palco e facciamo un applauso al nuovo presidente, che è Massimo Caini. Allora, Massimo è uno dei membri della redazione, della mitica redazione di questo giornalino, che era composta da me, da Massimo Cipro, era composta da Simone Monari, da Andrea Costa e da Luca Basini. Una pubblicazione che è stata possibile grazie all'aiuto degli sponsor, li abbiamo qui con noi e quindi li facciamo premiare dal Presidente. Il premio, ve lo dico già, è un premio che è simbolico, è un simbolo, un modo per dirvi grazie. E lo vedete qua, è il Mortaretto, ma questa non è una riproduzione, questo è il nostro Mortaretto. È il Mortaretto che, se prendete, pare pagina 10, comunque all'inizio, e vedete quei signori con i baffi che all'inizio 900 caricano i Mortaretti nella fascia dove li carichiamo noi ora, ebbene, pestavano la polvere dentro a questi. Questo è un pezzo di storia che vi vogliamo consegnare. È per dirvi grazie, perché in un momento non facile ci avete dato una mano. Guardate bene che la realizzazione di questi giornalini, lo dico tanto perché si sappia, è costata 1.500 euro, per cui non regala niente nessuno. È stato un prodotto però di ottima qualità, abbiamo voluto fare una cosa ben fatta, una volta ogni 5 anni, ma che fosse ben fatta. E allora vedo qui tra noi il signor Sanguinetti della Karim, e lo invito a salire sul palco e gli facciamo un bel applauso. Questo applauso è il grazie che Santa Maria vi dice, e quindi ecco qua. Proseguiamo poi con il pastificio La Casana, c'è qui il signor Messina. Di aver partecipato a questa festa e sono anche molto emozionato, perché per me è stato un piacere partecipare a questo libretto, alla vostra festa, alla vostra comunità così unita, così importante, e quindi mi sento molto onorato, e per quel poco che ho fatto vi ringrazio tutti. Ristorante Il Gambero, abbiamo la signora Gambero tra noi. Grazie, vi ringrazio, complimenti, anch'io sono emozionata perché non mi aspettavo il premio per questa poca cosa che insomma abbiamo fatto. Grazie a voi, grazie.
Poi l'altro sponsor, sto temporeggiando per quanto riguarda il centro latte, perché non vedo Maurizio Pierluigi, ma ci sono, perfetto. Allora chiamiamo Pierluigi Mazzoni, centro latte a Pallo. Una società di Santa Maria e quindi siamo proprio del paese. Ecco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi vedo lì Gabriele Roncagliolo, Roncagliolo e Simonetti. Hanno partecipato a questa sponsorizzazione. A voi un applauso per questa vostra capacità e per questa vostra professionalità ormai, tenuto insieme da un tessuto collettivo che è passione e tradizione. E grazie per farci, sì, ogni anno vivere questi momenti di gioia, di felicità, sempre in onore della Madonna. Grazie a tutti. Allora, ancora un grazie a tutti gli sponsor. Adesso due parole di ringraziamento da parte del presidente del Comitato Fuochi. Eravamo d'accordo che non le faceva, però sei sul palco, non si può non dire un grazie solo a tutta questa gente che è venuta stasera, ha riempito questa sala, è un po' meno caldo per fortuna negli ultimi anni stasera, e quindi vi passo, lascio la parola al presidente che ci ringrazia, vi ringrazio. Diciamo che ha già detto tutto. Io comunque vi ringrazio per la vostra disponibilità, per essere venuti qui e per aver aiutato il nostro nuovo comitato come era possibile da voi, con contributi e aiuti. Noi vi ringraziamo perché è grazie a voi che noi possiamo migliorare e continuare in questa strada. Grazie ancora di tutti. Del primo Oscar è questa: è la saggezza degli anziani a guidare nel giusto cammino l'istintivo entusiasmo dei giovani. Chissà inculcare nelle giovani generazioni l'amore per le tradizioni, scolpisce nella pietra un pezzo di storia della propria terra. Oscar 2011, per attaccamento al Comitato Fuochi, a Otello Paini. Hanno 80 anni, li ha compiuti il 16 d'agosto, guardate come se li porta, e abbiamo voluto darti questo Oscar perché tu con tutta la tua famiglia sei un simbolo di attaccamento a questa festa. Ci sono dei giorni che nella piana c'è a rastrellare, a tagliare erba, c'è lui, c'è suo figlio, suo nipote e sua moglie che ci porta un caffettino, perché chiaramente, come sapete, ci vuole. Per cui Francesco Giuseppe consegna questo meritatissimo Oscar. Thank you.
bello, ti chiedo di fermarti qua, di metterti un attimo di là, Francesco Giuseppe, ti ringrazio, così poi tutti premiati con l'Oscar gli facciamo la foto tutti insieme. Secondo Oscar chiamo a consegnare Emilio Simonetti, massaro del Comitato Fuochi e primicerio dell'Arciconfraternita Nostra Signora del Suffragio. Ecco, ora io leggo la motivazione, poi tu dirai che è premiato. Ok, si dice che l'unione faccia la forza. A Santa Maria l'unione fa la festa. Quando l'obiettivo è comune, le tante mani che aiutano altre mani rendono meno pesante la fatica. E l'intrecciarsi di fuochi, musica, gastronomia fanno della festa dell'Assunta una grande festa. Condividere, interagire, esserci sempre in un confondersi di magliette gialle e camicie blu. Questo è il nostro fattore vincente. Oscar 2011 per la collaborazione al Comitato Festeggiamenti nella persona del Presidente Gianni Strada. Ecco la foto di Rito. Grazie per la collaborazione. Anche tu Gianni ti fermi qua con noi e ora veniamo al terzo Oscar. Bravissimo, il tecnico delle luci, sei uno spettacolo. Terzo Oscar, chiamo a consegnare Massimo Paini, presidente del Comitato Fuochi. Stesso rituale. Ecco la motivazione. Pur non essendo di Santa Maria del Campo, ha per mesi collaborato con spirito solidale a tutte le nostre iniziative, dimostrando che ideali comuni e sintonia di intenti non conoscono appartenenze. Oscar 2011 per l'amicizia a Luca Basile. Insegnare questa riflessione. Non l'abbiamo. Grazie per avermelo detto un tempo. Bravi un po' meno del tecnico delle luci. Va bene. Allora non gli diamo l'Oscar, è affari suoi, pazienza. Allora, quarto Oscar, chiama a consegnare, ti tocca fare ginnastica, mentore campotonico, sindaco di Rapallo, appassionato e intenditore di fuochi d'artificio. Mi hanno messo qui nella nota quelli che ha scritto il copione. Ti facciamo salire un po' e scendere dalle scale, va. Allora leggo la motivazione e poi ti passo il microfono. C'è un momento della festa in cui le emozioni si fanno più forti ed è il momento della sparata. È la voce delle nostre tradizioni, è la voce dei nostri avi, è la nostra voce che con devozione rende omaggio alla nostra patrona. Il fragore festoso del Ramadan suggella il rapporto d'amore che abbiamo con la nostra terra. Con particolare piacere comunico che l'Oscar 2011 per la capacità e l'entusiasmo va all'amico Mauro Ovidi.
Caro Mauro, sicuramente un Oscar meritato sul campo o più che altro meritato nella piana, la discarica di Rossetti dove si carica di mortaletti, dove vuoi, meritato dove vuoi. È il simbolo che vuole rafforzare quello che abbiamo detto prima, bravi al gruppo Sparanda, l'ho detto, l'ho ripetuto e questo ne è la prova, ne è il simbolo. Allora, se i collaboratori si preparano celermente, non so più cosa dire ragazzi, eh? Allora, su. E quindi, se si preparano e coprono bene la torta, ci prepariamo, il fotografo è pronto, i fotografi sono pronti, potete pure venire qua che ci prepariamo a fare la foto, se Micheletta ci vuole mettere una musica di sottofondo non ci dispiace, e abbiamo qui i premiati con l'Oscar e quindi quando ci sei Micheletta, ecco qua a voi gli Oscar 2011 della storia. Ripulirete un po' dei coriandoli e delle stelle filanti. Direi che Fabio, scusa, potresti spegnere questa luce qua che così nelle foto non sta a riflesso. Bravissimo, grazie. E allora direi che ai tre Oscar, ai tre premiati con l'Oscar, facciamo tagliare la torta al taglio simbolico, poi le donne del catering, come sempre, ci aiuteranno ad effettuare uno dei migliori tagli della serata. Allora, se non scendete pure giù a fare il taglio simbolico della torta, date il tempo ai fotografo di farvi le foto. Giovannino, Giovannino, da giorno come li vedi questi? Una piccola apertura, magari la mattina della vigilia alle 8. Ed ecco signori, abbiamo la paletta per il taglio della torta? Abbiamo la paletta, allora uno di voi prende la paletta, Otello. Perfetto. Oh, guardano un attimo l'Oscar, eh? Ha paura che glielo porti. Attenzione. Dove vuoi Otello, uguale. Se oltre che le donne del catering ci fossero le donne del beveraggio non sarebbe male, qualche volontario. Ecco come foto. Allora, ci prepariamo a tagliare la torta. Io direi che potremo concludere così. Abbiamo fatto degli anni che a Santa Maria non si faceva neanche un corno. Erano anni bui. Quest'anno è stato un anno d'oro e forse è proprio ricordando quegli anni bui senza nemmeno un corpo che anni come questo sembreranno splendere ancora di più. Perché Santa Maria è tornata da 5 anni a regalare a tutti, a offrire a se stessa e a regalare agli altri 2 semplici parole. Pirotecnica emozione. Grazie a tutti e arrivederci a tutti.